Il 2017 si apre dopo un anno difficile che ci ha lasciati frastornati dalle evoluzioni della storia, come ricorda Paolo Basilico, amministratore delegato di Kairos, dando il benvenuto al consueto appuntamento Scenari e proposte di investimento. Buonasera, buonasera, benvenuti al nostro abituale annuale convegno di inizio anno. Io credo che quello che abbiamo visto non sia il frutto di una imprevedibilità e di una difficoltà ad analizzare eventi che sono un po' sfuggiti alle logiche comuni, ma che ci sia stato e ci sia un filo rosso che collega quello che è accaduto e soprattutto quello che accadrà. In questo scenario ancora complesso, Kairos continua a distinguersi per i risultati raggiunti, vedendo nel 2017 un anno interessante dal punto di vista degli investimenti. Per i mercati azionari, tutto quello che abbiamo sentito in termini di deregulation, riduzione delle tasse, investimenti di infrastrutture, eccetera, eccetera, non può che essere un fatto positivo. Non ci si può attendere, aspettare che visti i livelli a cui siamo arrivati ci siano di nuovo manifestazioni di irrazionalità o rally furiosi nei prossimi mesi, ma l'investimento azionario è attraente ed è un investimento sul quale noi puntiamo. Andrea Cabrini, di Class CNBC, ha sviluppato lo spunto iniziale intervistando Guido Brera, responsabile gestioni collettive, e Fabio Bariletti, CEO della sede di Londra. Due visioni complementari che puntano i riflettori sugli effetti della globalizzazione dei consumi, sull'impatto che avranno le nuove tecnologie nel settore e su come gestire la volatilità. Già da oggi la tecnologia offre degli spunti e dei vantaggi. È chiaro che appunto l'accessibilità ai dati ad oggi a bassissimo costo, la capacità che hanno i computer di analizzarli, possono offrire un supporto importante ai gestori, e quindi noi abbiamo investito in maniera molto significativa nel corso degli ultimi anni e lo faremo ancora di più quest'anno, proprio per cercare di aiutare i nostri gestori a fare scelte di investimento ancora più istruito e quindi rimanere, continuare ad avere un vantaggio competitivo. Come affrontare la volatilità? La volatilità si affronta in un modo solo, comprandola, e quindi cercheremo, come abbiamo sempre fatto, nei momenti un po' di buoni, nel senso quando la volatilità te la tirano appresso, te la compri e compri dell'assicurazione di portafoglio. Questo è sempre stato il nostro approccio, lo avete visto anche dalle performance che vi ha fatto vedere Paolo, che sono sempre state consistenti nel tempo. Noi teniamo molto a offrire ai clienti il fatto non di fare un anno buono e l'altro no, ma di cercare, visto che Kairos è ormai diventata un prodotto vintage, voglio dire molto molto lungo, di offrire sempre performance nel tempo soddisfacente. Lo sguardo dei gestori Kairos, Rocco Bove, Massimo Trabattoni e Michele Gesualdi, completa la lettura di Kairos di questo 2017. Bove, responsabile obbligazionario, puntualizza l'efficacia degli investimenti in questo settore a patto di adeguare la risposta gestionale al mutato contesto di mercato, mentre Trabattoni pone l'accento sulla ripresa del sistema italiano grazie ai PIR e ad una ritrovata stabilità che ha cancellato il clima di attesa che ha aggravato il paese nell'ultimo periodo. Merito di nota il fondo Kairos Multistrategy di Gesualdi per i risultati che nel corso della sua lunga storia di 15 anni continua a raggiungere. Ovviamente abbiamo avuto una piccola rivoluzione, piccola o grande rivoluzione nel mondo dei tassi. Tassi in risalita e normalizzazione pongono nuove sfide a cui bisogna rispondere con approcci alternativi diversi rispetto a quello che è successo negli ultimi 20 anni sostanzialmente. Chiaramente l'approccio flessibile permette di smussare molto la volatilità di questi ritorni e noi ci stiamo muovendo in questa direzione. Noi vorremmo fare un prodotto dedicato al PIR che risponda quindi alle regole imposte per essere PIR e avere questi benefici fiscali, però mantenendo quella che è la caratteristica un po' della casa, cioè comprare selettivamente e con flessibilità. I gestori faranno meglio di quello che abbiamo visto negli ultimi anni, perché c'è una grande euforia, devo dire un'euforia che da anni non vedevamo, forse non abbiamo mai visto negli ultimi 15 anni, per quello che riguarda la gestione attiva, perché i gestori hanno molte idee e soprattutto vedono che questo tipo di idee trova un seguito nel comportamento del mercato, quindi nella sostanza il mercato sta cominciando a seguire i fondamentali, e in un mondo che ha più Trump, Brexit o comunque più fenomeni di deglobalizzazione,
a tassi che si normalizzano è un mondo sicuramente che è più confacente agli investimenti alternativi. Alessandro Fugnoli, strategist di Kairos, esprime il suo punto di vista alla luce dell'era Trump, prevedendo uno spostamento dei rapporti di forza importante fra i paesi esportatori ed importatori. La globalizzazione non è finita, secondo me. Quello che è una novità importante è che ci sarà, e lo vediamo già in atto, uno spostamento di rapporti di forza importante tra i paesi esportatori e i paesi importatori. Le aree di esportazione, che sono la Cina, l'OPEC, l'Europa e il Giappone, sono prese in contropiede da queste iniziative di Trump, da questa riorganizzazione dell'ordine internazionale, e tutte quante dovranno interrogarsi sulla loro identità, sul loro modello di crescita economica, perché avranno serie difficoltà a portare avanti il modello che hanno seguito finora con le stesse modalità. Chiude l'incontro una chiacchierata fra Paolo Basilico e Lord Mervyn King, incentrata sull'analisi della crisi del 2008, degli effetti della Brexit e del tema Eurozona, per meglio poter leggere gli scenari e le prospettive del 2017.